Le mannequin sono le vincitrici della terza puntata di Pechino Express. Ouida è la Sabaudia della costa marocchina. Subito la buste, la coppia a rischio è quella delle Cancelletto Signore dell'Af. Le mannequin conquistano tutti, compreso il pubblico a casa. E parte la ship con le loro controparti maschili, i Cancelletto Surfisti. La butto lì, un'uscita a quattro surfisti mannequin? Su Twitter si scatenano, le mannequin si meritano il primo posto in ogni prova, nella vita, sempre e comunque. Qualcun altro ha le idee chiarissime, comunque ritiro tutto quello che avevo detto. Viva le Sare che sono state le uniche a non votare le signore della TV. Signore, mannequin, Sara e Paola vincite e mandate a casa tutti gli altri. Aggettivo di Rossella Pastore virgola punto le mannequin punto le mannequin Rachele Fogare e Linda Morselli sono riuscite a superare alla grande la seconda puntata di Pechino Express 2018 e forse avevano ragione a credere nell'ingiusta penalità precedente. In questo nuovo tratto di strada non hanno dovuto condividere infatti il percorso con i surfisti e si sono rivelate vincenti fin dalla prima prova. La coppia è stata la prima a indossare in modo corretto il turbante, ma la difficoltà maggiore è stata trovare un passaggio per la meta successiva. Giunte al villaggio, hanno creato una pagnotta del locale berbero ed hanno aumentato la velocità nella prova successiva. Molto difficile, visto che si trattava del trasporto di urina di dromedario. Rachele però ha sfoderato ancora una volta la sua arma vincente, il coraggio. Ha permesso così anche alla partner di superare il test dell'urinometro. Perso il vantaggio nel test successivo, scelgono invece di condividere l'alloggio con gli scoppiati e non solo. Arriveranno infatti insieme alla tappa intermedia successiva e grazie ad una conta fanciullesca sono costrette a cedere il posto ai rivali. Questo le farà slittare alla meta finale fino al terzo posto. Rachele Fogare e Linda Morselli, il rapporto con le altre coppie. Le mannequin non hanno avuto fortuna dai diversi abbinamenti con le altre coppie di Pechino Express 2018. Rachele Fogare e Linda Morselli hanno dimostrato comunque spirito di squadra, anche se il precedente legato ai surfisti avrebbe potuto renderle diffidenti anche nei confronti degli scoppiati. Hanno pagato alla fine pegno per essersi fidate dello spirito cavalleresco dei due ragazzi, che hanno preferito affidare alla sorte il vantaggio ottenuto durante la corsa su strada. Purtroppo Linda e Rachele sono rimaste ancora una volta scottate dal comportamento dell'altra coppia e questo potrebbe influire in modo importante nella strategia futura delle due concorrenti. Difficile infatti credere che Rachele e Linda riusciranno a fidarsi di un'altra coppia in gara, anche se alla meta finale hanno sottolineato di aver perdonato gli scoppiati per non aver ceduto loro il posto. La competizione diventa sempre più difficile, le mannequin sceglieranno di fare comunque gruppo con altri concorrenti oppure preferiranno giocare da sole, con il rischio di inimicarsi i rivali? Le due ragazze sono competitive. Pechino Express 2018 ha rimesso le mannequin di fronte ad un problema importante. Dato lo spirito competitivo di Linda Morselli e Rachele Fogar non è escluso infatti che le due ragazze abbiano scelto di unirsi agli scoppiati per un breve tratto di strada solo per motivi strategici. Le due ragazze infatti hanno dimostrato finora di non digerire bene la sconfitta e ciò spinge a credere che abbiano accettato la compagnia dei due ragazzi solo per assicurarsi un eventuale favore nella meta finale.
La sopravvivenza delle coppie è infatti in mano a chi riuscirà a raggiungere per prima il traguardo. Per questo è essenziale riuscire a non farsi troppi nemici, a meno che non si creda di arrivare con certezza al primo posto. Le mannequin Queen tuttavia rischiano di perdere di vista l'obiettivo, soprattutto nelle fasi più delicate. Senso dell'orientamento e velocità sono fra loro punti di forza, ma forse sarebbe necessario indurire un po' di più il cuore. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.